Velocemente concludiamo la presentazione di questo nostro progetto. Siamo al numero 5, avevamo finito il tema dell'ispirazione biblica. Al sesto incontro vedremo un problema che si chiama problema del canone, cioè dell'elenco. Apparentemente sembra un problema secondario, mentre invece è molto importante. Se noi cattolici, quando come biblisti discutiamo con i nostri colleghi protestanti, discutendo su certi temi, noi non possiamo toccare certi libri perché loro non li hanno. Nella Bibbia protestante non c'è il profeta Baruch, non c'è il libro della Sapienza, non c'è il libro del Siracide, non c'è il primo e il secondo libro di Maccabei, non c'è il libro di Giuditta, non c'è il libro di Tobia. Parlare per esempio della spiritualità, della carità nell'Antico Testamento non si può, perché è Tobia che lo rappresenta, ma loro non ce l'hanno nella loro Bibbia. Se noi dovessimo parlare del concetto di culto a Dio, così come lo ha San Paolo, il quale guarda caso si fonda sul Siracide, noi non possiamo dire che quel concetto di culto neotestamentario ha le sue radici nell'Antico Testamento, perché loro il Siracide non ce l'hanno. Loro dicono questa è l'assoluta novità del Nuovo Testamento, e no, era già presente nell'Antico. Allora noi ci porremo questo problema. Chi stabilisce il canone? Nella Chiesa nascente c'era già. E senz'altro qualcosa c'era, perché nella seconda lettera di Pietro, che voi conoscete molto bene, quasi a memoria, nel terzo capitolo si dice che nelle lettere di Paolo ci sono tante cose difficili da interpretare e gli ignoranti e gli instabili nella fede le travisano, virgola, al pari delle altre scritture. E che vuol dire? Che all'epoca in cui è stata redatta la seconda lettera di Pietro, gli scritti di Paolo erano considerati già sacre scritture. Quindi c'era un certo canone già nella Chiesa nascente. Scopriremo che nel secondo secolo c'era già l'elenco ufficiale. Questo papiro è stato scoperto da un nostro quasi conterraneo, Antonio Ludovico Muratori, e si chiama il canone muratoriano, ed è del secondo secolo, ed è il canone lungo che abbiamo noi. E Lutero non conosceva, e quindi ha preso la topica di scegliere l'ebraica veritas per l'Antico Testamento, non avendo questo documento che è stato scoperto invece due secoli fa circa. Per cui ci sono questi problemi, ma questi problemi sono problemi, voi giustamente dite, per gli specialisti affari vostri. Ma c'è un altro problema, dove rientra la mia amica Maria Valdorra. Problema degli apocrifi. Nella storia abbiamo tante Marie Valdorre, tante, e tanti Mario Valtorto, per cui avete gli apocrifi, i Vangeli apocrifi, gli scritti paolini apocrifi e tantissimi altri testi che noi cercheremo di
scoprire, vedere alcune caratteristiche, fare piccoli cenni a quelli più importanti. C'è per esempio un Vangelo di Tommaso, che nessuno di voi ha mai letto, ma che sarebbe interessantissimo poterlo leggere, perché questo Vangelo è stato rimpinzato di affermazioni gnostiche. Però se voi lo prendete e sfilate, tirate via dal testo queste frasi gnostiche, vi viene fuori il Vangelo di Marco. O potremmo dire addirittura lo strato più antico del Vangelo di Marco, con le stesse parole, le stesse successioni degli avvenimenti narrati da Marco. E allora lì si vede con chiarezza che da questo Ur Marcus scende giù il nostro Marco attuale, quello ispirato. Ma inizialmente ha dato vita ad altro testo, che sarebbe l'attuale Vangelo di Tommaso. Quindi alle volte gli apocrifi sono fantasia pura. Il bue, l'asino, San Giuseppe che aveva 90 anni, non so, la Veronica. Altre volte invece questi apocrifi sono importantissimi, perché non sono ispirati, ma contengono delle schegge storiche estremamente interessanti. Ci sono invece altri apocrifi che ti fanno sorridere con benevolenza e dici, ma va. Però, da quegli apocrifi sono derivate alcune feste liturgiche. Presentazione di Maria al Tempio. Ma quando mai? Si riscatta il maschio primogenito. Basta. Il maschio secondogenito non si riscatta. Il terzo qua, ma per l'amor, la donna, ma per l'amor di Dio. Parlo della civiltà ebraica, non dico che sia bene o sia male, dico quello che succedeva. Quando voi trovate nel Vangelo apocrifo di Giacomo che Maria viene presentata al Tempio, tu guardi fisso e dici, ma sto qua, dove è vissuto? Il riscatto sarebbe questo, il primogenito è di Dio, sempre. Tu te lo prendi e il buco che lascia lui perché te lo sei preso, quel buco viene rimpiazzato da una vittima. È il gioco di Abramo. Abramo doveva sacrificare Isacco, al posto di Isacco c'è un caprone. Primogenito appartiene a Dio, glielo dovresti lasciare. È quello che fa Anna, mamma di Samuele. Mentre le altre donne, gli altri papà, cosa fanno? Se lo riportano a casa e lasciano a Dio il sostituto, cioè un animale. Questo è il riscatto del primogenito. Bene. Questo è il programma. Adesso dedichiamo il tempo che ci resta a osservare com'è impostato il documento, cercando di cogliere nel documento ovviamente i pensieri più importanti, perché il documento è piuttosto lungo. Notate che questo documento è fatto di 6 capitoli. Il primo capitolo riguarda la rivelazione. Secondo capitolo, la trasmissione della rivelazione.
Terzo capitolo, l'ispirazione e la sua interpretazione. L'Antico Testamento, il Nuovo Testamento e la Sacra Scrittura nella vita della Chiesa. Questi sono i punti salienti, i capitoli. Quello che a noi interessa capire subito è questa parte qua, il proemio. Proemio dice che il Concilio vuole proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, perché il mondo ascoltando creda, credendo speri, sperando ami. Questa dicitura è presa da Sant'Agostino, perché solo lui era capace di mettere in croce quei tre verbi ripetendoli senza annoiare nessuno. Quello che a noi interessa è questa parola. Che cosa si intende per rivelazione? Se io accetto la metafisica, è facile dimostrare l'esistenza di Dio. Tutto è in conseguenza di una causa. Noi siamo conseguenza dei nostri genitori, i nostri genitori e dei nostri nonni. Su, fino al Big Bang. E il Big Bang? Occorre una causa prima non causata. L'esistenza di Dio fa parte della rivelazione? Non necessariamente, perché la ragione può arrivarci tranquillamente. Ma che Dio sia uno e trino, la nostra ragione non ci sarebbe mai arrivata. Anche perché la nostra matematica dice che uno non è uguale a tre. Che l'infinito possa entrare nel finito, che una botte possa entrare una bottiglia di un litro, non funziona con la ragione. Eppure noi abbiamo il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Se questo non ci veniva detto con chiarezza che era Dio incarnato, nessuno di noi l'avrebbe potuto accettare. Perché razionalmente è impossibile che l'infinito possa essere contenuto nel finito. E quando il discepolo di Paolo, nella lettera ai Colossesi, deve spiegare questo mistero, si trova in imbarazzo e deve adoperare una circonlocuzione pesante. E dice che la pienezza della divinità è corporalmente presente nella persona di Gesù. Pienezza della divinità presente corporalmente. Rivelazione dunque è tutto ciò che Dio ha voluto che noi conoscessimo di Lui. La rivelazione non riguarda questa o quella verità, ma riguarda sempre solo Dio. La rivelazione è il fatto che Lui non ha detto «Mi accontento che voi sappiate che io esisto». La rivelazione è «Vi dico anche chi sono». Con la ragione noi non sappiamo dire Dio chi è, sappiamo dire che c'è, ma non chi è. Per poter dire chi è abbiamo bisogno che Lui ce lo dica, che Lui si riveli. All'interno di questo suo manifestarsi a noi, noi abbiamo colto anche le verità di fede, che possono essere la vita eterna, che possono essere, che so io, il primato di Pietro e via di questo passo. Quindi la rivelazione è contenuta nella scrittura.
ci accorgeremo che la rivelazione non è patrimonio esclusivo della scrittura. E vi spiego il perché. Gesù parla e opera. I discepoli sono chiamati a ripetere ciò che Gesù ha detto e a narrare ciò che Gesù ha fatto. Questa predicazione apostolica in parte è diventata Sacra Scrittura. In parte è confluita nella liturgia, nelle opere dei padri della Chiesa, nel Magistero. E quindi voi avete il Gesù che viene predicato dagli Apostoli, parte diventa Sacra Scrittura, parte diventa tradizione. Per questo per noi cattolici la tradizione è ciò che tutti i cristiani, da sempre e ovunque credono. Perché si va fino alle origini. Tutto ciò che compare dopo non fa parte della tradizione. Prova ne sia che un Papa, per rinsaldare una verità di fede, deve proclamarlo come dogma, cioè adoperando la sua autorità infallibile. Dunque lo scopo di questo documento è proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione. E qui si dice che cos'è la rivelazione. Dio, nella sua bontà e sapienza, ha voluto rivelare se stesso. Piacque a Dio. Gli poteva non piacere. Dunque quello che ha fatto lo ha fatto liberamente. Quel verbo lì, quel piacque, sta ad indicare che è una scelta sua, non obbligata da niente e da nessuno. E quindi, rivelando se stesso, manifesta anche il mistero della sua volontà, che cos'è che vuole da noi. Come avviene questa rivelazione? Provate ad osservare. Attraverso parole ed eventi intimamente connessi tra di loro. Per capire questa affermazione ricordate l'episodio che abbiamo visto prima. Ti sono rimessi i tuoi peccati, solo Dio può rimetterli, affinché sappiate che io posso rimettere i peccati, dico a te, alzati e cammina. Vi rendete conto che qui non sono separabili le parole dall'avvenimento. Questa è una frase che pesa una tonnellata. Cristo è il mediatore e la pienezza della rivelazione. Nessun santo è mediatore, neanche Maria Vergine. Vi è chiaro il concetto? Qui si dice che si vuole proporre la genuina dottrina. E si afferma che Gesù è il mediatore. Tra l'altro questo viene affermato anche dalla Scrittura, dove si dice che l'unico mediatore è il Signore Gesù, l'unico, nessun altro. Cristo inoltre è la pienezza di tutta la rivelazione. Dobbiamo aspettarcene ancora? Se Lui è la pienezza di tutta, la rivelazione è tutta in Lui. Fatima non aggiunge niente, Lourdes non aggiunge niente, Medjugorje non aggiunge niente. Vi è chiaro il concetto? Le esperienze mistiche che noi troviamo lungo la storia, come questi tre luoghi particolari, ma se ne possono dire tanti altri, sono evidenziatori, è quel blu che io sto mettendo sulla parola tutta.
sono solo evidenziatori, niente di più. E infatti, leggete bene questa affermazione. Non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della parusia. Parusia vuol dire fine del mondo. Ritorno di Gesù. Non è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica. Io posso avere una rivelazione privata. Viene da me San Gerolamo e io e lui faremo un po' di baruffa perché ha tradotto male alcune cose. Ha fatto venire fuori 7 doni dello Spirito Santo quando il testo ebraico ne ha 6. E allora gli dirò il 7 dove l'hai trovato. Ma questa è una rivelazione privata. E io, solo io, sono tenuto e vincolato alla rivelazione privata, non voi. Anche se io ve la dico, ve la spiego, stanotte mi è apparso San Gerolamo, voi non siete tenuti a prestare attenzione. Perché tutta la rivelazione e la sua pienezza si trovano in Cristo. Chiuso. Ed è questo a cui tutti i cristiani sono tenuti, non ad altro. Ecco perché non c'è da aspettarsi nessuna nuova rivelazione. Solo a Dio, solo a Dio, è dovuta l'obbedienza della fede. Solo a Dio. Questi sono i punti principali di questo primo capitolo. Vediamo la trasmissione. La trasmissione è un pochettino più impegnativa. Cristo ordinò agli apostoli di predicare a tutti. Vedete che vi ho messo le virgolette perché questi sono proprio testi presi di sana pianta dal documento. Gli apostoli lasciarono come successori i vescovi, trasmettendo ad essi la propria missione di magistero. Io non sono magistero. Voi non siete magistero. Papa, non tutti i cardinali, solo i cardinali vescovi. I vescovi, questi sono il magistero. Questi sono la Chiesa docente e i vescovi, detto qui con un sorrisino simpatico, non sono singolarmente magistero, ma come collegio sono magistero. Perché? È molto facile capirlo. Basta che ascoltiate qualche volta il vescovo, non solo il nostro, ma qualunque, quando fa le prediche e non è preparato. Lì capite che non sono magistero. Perché ogni tanto vengono fuori di quei beccanotti che metà basta. Io mi ricordo quando c'è stato il funerale fatto da Monsignor Freschi, il nostro prete, alla Madonna Pellegrina, durante la predica guarda l'orologio e dice, sì, sono passate 24 ore, è già in paradiso. Viene da ridere, perché quando si muore si abbandona il parametro tempo-spazio che fa parte del mondo creato e si entra nell'eternità, che è un eterno presente, dove il tempo non c'è. In quel momento io mi sono fatto una risata e avevo accanto il professor Nonis, il quale dice, perché ridi? Allora ho riso ancora di più. Va bene.
cose che succedono nella vita. Allora gli ho detto, professore, dico, lei è stato distratto, vero? Sì, sì, sì. La predicazione apostolica è espressa in modo speciale nei libri ispirati.